Oggi Girella! Evviva! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui in questo canale di bricolage fai da te, che si occupa di cucina, infatti. E quindi oggi cosa monteremo? È proprio il caso di dire, Me le stai facendo girare. Faremo delle spalline, delle sfere? No, oggi delle girelle facilissime senza cottura, con solo 3 ingredienti. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la mia girella come si fa. Ed eccoci pronti per preparare le nostre super girelle senza cottura, ultra facili, con soli 3 ingredienti. Non ci credo. Gli ingredienti sono pan carré, questo qua per tramezzini senza bordi, una crema alla nocciola. Noi ragazzi preferiamo la Nutella, perché però voi potete preferire qualsiasi, quello che volete, insomma, è del cioccolato fondente. Io qui ne ho 200 grammi, non lo userò tutto, però preferisco fondere più cioccolato e poi conservarlo piuttosto che lesinare. Un coltello tagliente ed un coltello per spalmare. Iniziamo subito. Ho foderato il piano da lavoro con la carta forno e prendo un cucchiaione di Nutella. Così. Questa è una ricetta buona per San Valentino, questa è una ricetta buona per qualsiasi ricorrenza. Questa è la classica salva merenda. Salva merenda. Arrivano gli amici di tuo figlio e non hai una cippa lippa a casa di pronto? Bravo. Non vuoi far fargli brutta figura? Certo. Non vuoi sporcare troppa roba. Non vuoi accendere il forno, perché se no salta con lo scaldino tutto attaccato, lo scaldabagno salta il contatore. Bene, questa è una ricetta veramente dell'ultimo minuto. Viene anche la tua amica a prendersi un caffè e dice: aspetta che ti faccio una cosa buona. Viene anche la nonna che ha problemi con la dentiera. Questa è la cosa giusta. Questa, giusto? Gli si attaccherà forse al palato, ma vabbè. No. Arrotoliamo nel senso della lunghezza. Orario o anti-orario? Dipende da quale lato del mondo stai. Brava. John ci scrive: ma posso usare anche il pan carré quello normale, quello col bordo? No, basta. John non scrivere più. Perché? Perché mi andava di dirgli di no. Bravo John. Allora, adesso tagliamo. Non si niente, giusto? No, tagliamo. No, ma uno me lo vuoi dare così? No. A rondelle. E giriamo. No. Uno. Due. E rifacciamo un'altra super fetta. Fare sporcare le fette, pulite il coltello ad ogni taglio e fate un taglio netto. Ma non si può leccare? Meglio di no. Ok, mi fermo qui. Peccato. A questo punto metto a fondere un paio di minuti, un minuto prima, a microonde alla massima potenza il cioccolato. Fatta fondere la cioccolata. È cioccolata! La parte più divertente. Cioè? Mangiarla? No, dobbiamo tuffarci dentro le girelle. No. Ma che stai dicendo? Tieni amore, vedi dove devi mettere questo cucchiaino. No. E allora prendiamo una girellina e tuffiamole il sederino così dentro la cioccolata, su giù, tiriamo fuori.
e poggiamo sulla carta forno. Procediamo così con tutte le girelle. Le nostre girelline tutte ripassate di cioccolato, quindi adesso le faccio completamente raffreddare, dopodiché faccio le foto. Bene, quindi fate merenda con le nostre simil girelle. Ciao. Avete visto? Quindi se avete voglia di una girella alternativa, di crearvela a casa vostra e avete questi tre semplici ingredienti, questa è la ricetta giusta e questo è il canale giusto. Mi raccomando, acquistate i nostri gadget, sempre disponibili nei migliori supermercati, sì, e ipermercati, e anche la girella, negli Emporio. Basta. La girella, mi raccomando, è buonissima, l'importante è che la conserviate chiusa ermeticamente nei sacchettini. Chiamiamola simil girella, così non ci fanno causa, va bene? La simil girella è buonissima, però dovete conservarla chiusa in sacchettini ermetici, perché sennò il pancarré tende a seccare. Vabbè. Di conseguenza, Se la mangiate, non c'è problema, ma se la conservate per l'indomani, conservatela in frigorifero, chiusa nei sacchettini ermetici per il cibo. Brava. Comunque, il problema non si pone, perché queste simil girelle andranno via come il pane. Come il pancarré. Come il pancarré, è proprio il caso di dirlo, quindi non conservate nulla se non le briciole. Buonissime, davvero, molto semplici da fare, dei salvamerenda eccezionali. Provare per credere, e poi potete farcirle. Io le ho fatte alla Nutella, ma voi potete farcirle come meglio credete: marmellata, crema di pistacchio, crema di nocciole di tutti i tipi, qualunque crema cosa. Di crema. E potete anche arrotolare, se avete ancora del pandoro, il pandoro al posto del pancarré, verranno ancora più dolci e ancora più gustose. Quindi sbizzarrite la vostra creatività e andate a fare tante simili girelle qua e là. Noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole golose. Un grande bacio a tutti e buona domenica. Ciao.